La ASL dell'Aquila stabilizza 108 precari e converte il loro contratto da tempo determinato a indeterminato. La delibera adottata dal manager della ASL, Rinaldo Tordera, la numero 222 del 12 febbraio, riguarda figure professionali di profilo diverso, già in servizio, che entrano ora a far parte a tutti gli effetti della dotazione di personale dell'azienda. Ciò significa che le attività sanitarie e amministrative potranno contare su risorse umane certe e stabili, che non saranno più soggette all'incertezza di continue scadenze e rinnovi contrattuali che possono mettere a rischio l'efficienza dei servizi. All'interno del nutrito numero di stabilizzazioni, la quota più ampia riguarda gli infermieri, 60, seguiti da ostetriche, 14, tecnici sanitari di radiologia, 14, 6 fisioterapisti, 6 logopedisti, collaboratori amministrativi professionali, 6 impiegati e tecnici della prevenzione nell'ambiente dei luoghi di lavoro, 2 unità. Le stabilizzazioni rientrano nell'ambito del piano di assunzioni 2018. L'immissione degli operatori nei ranghi della ASL a titolo definitivo va salutata come un fatto positivo, ma sul versante del personale sono necessari interventi molto più incisivi, ha detto Tordera. Attualmente la dotazione organica è insufficiente, ha detto il manager, e occorrono quindi nuove e adeguate misure. In particolare, per potenziare il personale di reparti e servizi, è necessario aumentare il budget assegnato alla Regione e alla ASL. La carenza di personale è un problema sul tappeto da molto tempo ed è stata più volte al centro di incontri e analisi da parte del Comitato Ristretto dei Sindaci della ASL.